Ciao raga, mi sono messo qui un attimino a smontare il motore della Vespa di lì. Qui ci sta il 135 Polinievo, bello unto da morire, no unto, di più, un po' di incrostazioni sul pistone, ok. Bello perfetto, si cambia le fasce e tutto a posto. Testa uguale da pulini, sì, da pulini, da pulire, che pulini. Qui ci sarà l'accensione Parmahit, che poi si rimonterà. Carburatore Marri. Qui abbiamo l'albero motore. Ora comunque lo voglio smontare tutto e mettere anche un po' di sigillante nelle guarnizioni, perché purtroppo la Vespa gocciola, e se un gocciola è una Vespa, perché guardate la mia, c'è il cencio qui sotto, babbo e figliolo hanno la Vespa lo stesso colore, c'è il cencino sotto perché lo vedete gocciola, e se un gocciola è una Vespa, e gocciola anche in monopattino, gocciola che le ha correnti. Ah, per la felicità di brio o di fuma, la felicità aiuto, aiuto d'acciaino che avete visto voi con i cerchi vinaccia e bordino. Qui ci sono le bandine prese direttamente alla Carpel, come potete vedere, si rimontano, almeno siamo a posto. Ora gli si monta la marmitta originale, poi gli rimonto la proma, perché se gli ci metto la proma mettendo nella scatola, poi dopo non ci sta più. Qui abbiamo anche i traversini da montare sopra, bellini. E ora niente, metto qui questa e nulla. Guardate ragazzi, guardate un attimo. Che legnate ha preso questa frizione? Queste lamelle qui dovrebbero essere a filo con la campana. A filo, va bene, 4 centesimi di distanza la danno avere, no centesimi di soldi, ragazzi, non vi confondete. Però questa, a forza di battere, vedete che condizioni è. Quindi si ricambia sia la campana, che la devo controllare per vedere com'è, o almeno dargli una lematina per levare i riccioli, ma la frizione va assolutamente sostituita. Davvero mire? No, di più, qui abbiamo anche un bel cartello dove lo scrive, eccolo qua, non bene, di più, questo cartello donato gentilmente da Attilio di Salerno, questa cassa donata gentilmente da Salvatore di Messina, e qui invece dono tutto io perché devo fare tutto io. Niente, ora si rismonterà la frizione, si cambia paraolio, come vedete qui l'ho già levato, eccolo qua, intanto li vanno sostituiti, d'accordo? Bene. La valvola, ho guardata, è completamente a posto. Non si vede. La valvola è a posto. Però una volta che apri i motori, che fa? Non cambia anche i cuscinetti? Ci avrà fatto 10.000 km lì, siamo con questo motore, forse anche di più. Beh, io vado avanti con queste cosine qui. Siete grandi, fantastici, mitici, numero uno, yeah! Ah, poi si cambia il paraolio, che uno mi ha detto mi perde olio dai mozzo. Qui c'è il paraolio, e questo qui è nel mozzo, il paraolio non è nel motore, è nel mozzo, eccolo qua. E anche questo si sostituisce, perché se voi levate questo blocco qui, da qui piscia tutto l'olio, se no si chiamerebbe paraolio, fischia.
Poi, semplice ragazzi, per vedere se un pare olio perde, su tutte le vespe e anche sull'ape c'è questo dadino qui. Questo lo svisate, vi costruite un aggeggino che ho fatto io, come questo. Svisate questa parte qui, vediamo se si vede con la luce. Svisate questa parte qui e ci avvisate questo qui. Una volta avvisato questo, ora lo posiziono qui, no? Voi dentro il tubo ci mettete un pochino d'olio, un pochino d'olio, e lo tenete così. Gli date una pedalata. Allora, se l'olio lo sputa o lo risucchia, vuol dire che un paraolio è rotto e vi siete ben levati il pensiero. D'accordo? Vada va. Tutto con l'esperienza, ragazzi, perché io di meccanica ci ho capito poco, che ho fatto l'esperienza. Poi il resto me lo sono imparato da solo, ho insegnato da solo. Io vi mando un salutone. Le bandine per il chaino sono belle e pronte, prese gentilmente dalla Sitti alla Harpe. Porta sarghino nuovo, chaino, e siamo a posto. Ventilatore, vabbè, fatto la modifica qui col ferrettino, dondola da solo, dondola. Aggeggio per le zanzare. E eccoci qua. Un abbraccio a tutti, ragazzi, fate i bravi, siate sempre educati, rispettosi nei confronti degli altri. Se uno c'ha di più, voi dovete essere contenti. Non dovete essere invidiosi. E tutto qui. Ciao ciao!